Turismo estivo e collegamenti sulla statale Regina, SF Autolinee, l'azienda di trasporto pubblica Come Provincia potenzia l'offerta di mezzi in vista dell'importante afflusso di turisti sul territorio. Due le principali novità che entreranno in vigore a partire dal 9 giugno, il potenziamento delle linee C10 e C30, le direttrici delle due sponde del lago e il lancio della nuova linea C25 Como Lago Argegno. La nuova linea percorrerà la strada bassa via Lago con partenza da Como San Giovanni e proseguendo poi per Cernobbio, Moltrasio, Carate, Laglio, Torrigia, Brienno e infine Argegno con il capolinea in Piazza Roma. Il servizio sarà effettuato con vetture con lunghezza massima di circa 9 metri e sarà attivo tutto l'anno. Un'ulteriore novità è rappresentata dal servizio anche nei giorni festivi, ora inesistente nella via bassa, e sarà rinforzato il venerdì, il sabato e la domenica con un servizio serale che sostituisce quello organizzato negli anni precedenti da alcuni comuni in forma privata, con partenze serali fino alla mezzanotte. In termini numerici, sottolinea l'azienda SF, ci sarà un incremento dell'offerta annua di oltre 116.000 km e consentirà una miglior distribuzione e separazione dei carichi dei passeggeri. Altra novità, come detto, il potenziamento delle linee C10 e C30 che prevede una linea su gomma con orari coordinati con il sistema ferroviario regionale. Nel caso specifico, la C10 è interessata dalle stazioni di Como Lago, Como San Giovanni e Colico. Verrà inoltre rafforzata la tratta Menaggio-Argegno nel periodo serale estivo grazie a mezzi integrati nella C10. Stessa soluzione ipotizzata anche per la linea C30 che vede un incremento di mezzi nel periodo estivo e nei festivi. Con questo primo passo si andrà a servire più puntualmente i turisti percorrendo la via panoramica del lago, ma sarà utile anche a chi si muove da Menaggio per raggiungere il luogo di lavoro e di studio con una linea più diretta che evita eventuali perturbazioni che possono esserci durante il percorso, spiegato Massimo Saverio Bertazzoli, amministratore delegato di ASF Autolinee. In generale aumenterà l'offerta di posti a sedere e di conseguenza la possibilità di un viaggio più confortevole.